Buonasera Angelo, come stai? Bene, bene. Allora, questa sera parliamo nuovamente di come non studiare giurisprudenza e in particolar modo parleremo della scelta del piano di studi e dell'opportunità, la possibilità di fare un'esperienza all'estero con l'Erasmus. Angelo. Metterei un disclaimer su questa cosa del titolo. Noi non intendiamo dire che non bisogna fare il piano di studi. E non intendiamo dire che non bisogna andare a fare l'Erasmus. La prima parte del titolo è solo Cioè, perché è esattamente il contrario. la prima parte del titolo è solo per richiamarci alle altre, diciamo, alle altre pillole della serie. Ecco, dai, Angelo, bravo, bravo, hai fatto benissimo a fare questa precisazione. Ma come dobbiamo scegliere? Come lo studente, alle prime armi, chiaramente, come deve scegliere il piano di studi? Quale materia inserire? Quale Guarda, valutazione? C'è una strategia nella scelta del piano di studi? allora io penso che ci siano due cose da tenere presente, che hanno un loro peso specifico. Uno è cerca di inseguire quello che ti piace, perché la materia che ai tempi miei, ai tempi tuoi si chiamava complementare, forse ora si chiama in un altro modo. La devi fare anche con una certa gradevolezza e velocità, perché ti deve servire a darti slancio. Non puoi metterti come materia facoltativa una cosa che proprio non riesci a mandare giù, se no è un po', diciamo, poco lungimirante come scelta. Mi verrebbe da dire molto stupidina sul piano proprio operativo. L'altra cosa che suggerirei è non andare troppo sulle materie che, diciamo, sono svendute, ma d'altra parte non eccedere nemmeno nel senso opposto. Cioè, voglio dire, se abbiamo la possibilità di alleggerire un minimo il piano di studi con materie che sono più abbordabili, visto che dobbiamo comunque fare un certo numero di esami, magari qualche cartuccia un po' più facilitata cerchiamo di intercettarla. Però questa è proprio strategia base, secondo me, di sopravvivenza, tenendo conto del fatto che il piano di studio è una cosa complessa. C'è tanta Certo, roba. assolutamente. E poi comunque seguire anche i propri interessi, no? Perché è chiaro che Cioè, faccio l'esempio, nel mio caso inserire eventuali materie con grosse implicazioni matematiche sarebbe stato un suicidio, perché io sto da una parte e la matematica sta dall'altra. Quindi invece per me è stato esattamente il contrario, io mi sono aggrappato alle materie dove c'era la matematica all'inizio, soprattutto per i primi esami, perché venivo dallo scientifico e quindi per me la matematica era una Cioè, passeggiata. tu hai chiesto prima qual è la strategia. La strategia è proprio questa. Cioè, tu ti sei aggrappato alla matematica, io l'ho rifuggita come la peste e ho cercato di aggrapparmi alle materie filosofiche. Sì, questa è. Allora, puoi scegliere se dare, che ne so, contabilità di Stato, oppure teoria e tecnica della normazione giuridica, che è una sotto evoluzione, o meglio, sotto evoluzione è una branca specifica della filosofia del diritto. Allora, io, anziché darmi la contabilità di Stato, ho preferito buttarmi sulla teoria e tecnica della normazione giuridica. Poi comunque, ecco, ti ripeto, seguire i propri interessi, perché chiaramente dopo aver superato l'esame di diritto privato, dopo aver superato l'esame di istituzione di diritto romano, diciamo, questi primi esami formativi, diciamo, di formazione, no? Di costruzione dello studente di giurisprudenza, e dopo i quali poi lo studente di giurisprudenza capisce se è il caso di proseguire o meno, e si cominciano ad affiorare i primi interessi. Per carità, qualcuno già, magari perché è più fortunato, perché ha parenti
che sono nella professione, nel mondo forense, hanno già avuto delle esperienze, quindi un'idea già se la sono potuta fare, però comunque moltissimi invece non hanno idea di cosa significhi studiare il diritto e cosa sia il diritto. Quindi dopo questo. Anche se poi su questo dovremmo fare una riflessione, diciamo, quanto sia utile o no avere parenti che fanno già la professione, Vabbè, certo, questa è una cosa di cui possiamo parlare magari in un'altra puntata. perché a volte può essere una cosa, diciamo, apparentemente utile, che però in realtà per la crescita personale si rivela, non dico un Senza dubbio, ostacolo, perché può ma insomma. rivelarsi una scelta imposta, no? Perché magari perché i genitori vogliono che il proprio figlio faccia Comunque, questa è un'altra puntata, hai questa cosa. ragione. Comunque, qui entriamo nel campo della motivazione. Perché scegliere di studiare giurisprudenza? Magari questa puntata la faremo quando è il momento di scegliere la facoltà per uno studente del liceo che si sta prendendo la maturità. Ecco, quando viene proprio il momento in cui tu devi decidere Questo sì, quale facoltà, assolutamente. ecco, in quale facoltà, cosa studiare Poi dopo ti la dico maturità. anche su questa storia, no, delle complementari, per la Nemesis storia va detta questa cosa, secondo me. Ho appena finito di dire che io non ho scelto di non dare contabilità di Stato. Il problema di contabilità di Stato, per esempio, che è una materia non leggerissima, quindi uno tenta di dire, dopodiché però nei concorsi te la ritrovi, okay? In molti concorsi pubblici tu te la Certo, ritrovi contabilità di Stato. assolutamente sì, assolutamente sì. Avere comunque un background già costruito è utile perché poi dopo, se no ti devi aggrappare al bignamino che non è sempre, ecco, lì diventa un'operazione più che altro mnemonica. Allora, Angelo, Poi non lo so se tu che esperienze l'esperienza, hai guarda, l'esperienza, no, col l'esperienza mia, confezionamento del piano di studi, diciamo. guarda, l'esperienza mia, io ti posso raccontare l'esperienza mia di avvocato. Io quando seleziono i praticanti, guardo, mi faccio dare il piano di studi, mi faccio dare anche i voti che hanno preso. Perché da lì che si capiscono tante cose. Vero, è un Quindi, buon. ecco, sicuramente curare anche quell'aspetto, perché poi quello è un aspetto che poi può essere utile, può Quindi essere diciamo, non di selezioneresti granché valutazione. uno che ha deciso di dare epigrafia giuridica, forse non lo selezioneresti. Magari nel mio studio no, però ecco, per esempio uno che ha studiato informatica giuridica, diritto dell'informatica, che magari ha fatto certi esami, ha ottenuto certi voti, da me sarebbe valutato positivamente, molto positivamente. Ecco. Vabbè, queste poi sono valutazioni che dipendono pure da chi ti trovi, cioè dove vai a fare la pratica, è un discorso che poi Se non lo dipende. avete capito, l'avvocato Quindi sta sempre seguire le dalla proprie parte del torto. inclinazioni, è importante seguire le proprie inclinazioni e curare, quindi non badare soltanto ad acquisire crediti e quindi cercarsi crediti più facili, ma curare anche la scelta delle materie di studio, perché poi quella è un elemento sicuramente di valutazione al momento della ricerca Io direi solo di questo: lavoro e di deprego una l'università, formazione. non è una raccolta punti. No, assolutamente no, ma questo l'abbiamo detto già l'altra volta, eh? Lo ripetiamo perché in Lo realtà rivediamo quello. perché, eh sì, aiuta. Allora, Angelo, invece, l'altro tema che ci siamo, diciamo, posti per la chiacchierata di questa sera è l'esperienza all'estero, l'Erasmus. Sì, e ancora sì. Questa è ma veramente sì, perché apre al mondo. Io ho cercato di fare l'Erasmus all'università, non ci sono riuscito perché all'ultimo l'università di Manchester, che mi doveva ospitare, mi ha rivelato che non era in grado di garantirmi dei servizi per la disabilità tali per cui io avrei potuto fare l'esperienza. Io a poche settimane ho scoperto di non poter fare l'Erasmus. Mi è rimasta talmente bruciante la cosa che appena ho potuto, o al dottorato, c'erano stranamente molti colleghi che non volevano fare il semestre che era più o meno obbligatorio all'estero. Mentre io mi ci sono lanciato a capofitto, ho detto stavolta non mi freghi più, ho detto proprio in maniera tecnica, cioè mo questa cosa si fa e si fa sul serio. E infatti è stata una delle cose che mi ha maggiormente, diciamo, aperto al mondo e formato. Se,
non fosse altro perché ho, vabbè, nel mio caso poi ho anche frequentato una facoltà che era a metà tra diritto e giurisprudenza, ma comunque all'estero, come io nel mio caso sono stato in Inghilterra, ho cominciato a guardare come studiavano diciamo, il diritto, al di là del fatto fosse mio o il loro, ma come studiavano il diritto in un altro posto. Ed è un'esperienza veramente da fuochi d'artificio. Perché tu scopri tantissime cose anche del tuo ordinamento guardandole da Assolutamente fuori. sì. Beh, Cioè, certo, perché poi per te è stato particolarmente formativo. non c'è niente da Ovviamente fare. Cioè. hai fatto questa esperienza all'estero, all'interno del dottorato, in un ordinamento di common law, venendo da studi fondati praticamente su un altro mondo. Quindi sono due mondi che tu hai vissuto, no? Perché comunque sei stato a stretto contatto con tutte e due queste realtà, è una cosa Beh, interessantissima. la prima lezione di introduzione alle scienze giuridiche in Italia, tipicamente diciamo diritto privato 1, dove ti spiegano un po' di cosette, la prima lezione di diritto in Inghilterra è una lezione che è partita dai diritti umani. Cioè, noi ai diritti umani nel nostro percorso universitario ci arriviamo Forse. forse di sgrincio. Se arriviamo al corso di diritto internazionale, Esatto. e là Esatto. partono da questo. Poi Esatto. questo non significa che magari là li rispettino di più di quanto rispettiamo noi, non sto dicendo questo, No. però cambia l'approccio. Assolutamente sì. Bene. Quindi l'esperienza all'estero è utilissima, Da ovunque vuoi la fare, e io su questo sono un po' in controtendenza di quello che ho detto fino ad ora, è da fare addirittura al di là dello studio. Cioè, anche se dal punto di vista dello studio può diventare un fattore che non ti velocizza troppo il percorso, così, il curriculum, perché magari un po' di tempo lo passi a fare altro e non a studiare. Comunque, secondo me, alla fine è un'esperienza non banalmente arricchente. Si instaurano contatti che non solo per la professione, ma anche per la crescita umana, fanno la differenza. Secondo me, ora la popolazione europea è molto più dei giovani, è molto più parte di una stessa comunità di quanto non lo fossero o non lo potessero essere. Ma assolutamente sì, ma anche il mondo delle professioni, Angelo, cioè a me capita spessissimo di avere a che fare con colleghi stranieri, sia dell'Unione Europea che anche fuori dall'Unione Europea, che si rivolgono a me per questioni di diritto italiano e io mi sono dovuto rivolgere a colleghi stranieri per questioni di diritto di altri paesi. Ormai, cioè, non, la globalizzazione è presente anche tra noi giuristi. Viviamo in un mondo dove il diritto deve essere guardato anche dal punto di vista comparatistico e dal punto di vista internazionale. Si ha a che fare con diversi ordinamenti, con diverse modalità, con diversi modi di intendere il diritto. E poi, beh, se parliamo poi di diritto dell'Unione Europea, lì entriamo in un mondo, no? Non so, Completamente. quando io andavo all'università, andavo per la maggiore a fare l'Erasmus a Murcia, perché la mia università aveva una convenzione con l'Università Spagnola, e niente, io in realtà ho fatto una scelta, ho cercato di fare lì una scelta diversa, perché non, come dire, sapevo già l'inglese, ho detto almeno parto con una difficoltà in meno. Non devo anche imparare una lingua diversa, però anche questo, imparare una lingua diversa, in realtà è bello, è un'occasione, ti torna sempre utile. Torna assolutamente utile imparare una lingua diversa, magari anche più di una. Così Anche la lingua più astrusa, cioè, sai. iniziare a leggere libri in lingua straniera. Adesso oggi è facilissimo, ai nostri tempi, ai miei tempi, Io quando. ricordo che andavo a recuperare i libri
Roma in via del Babuino per averli in Sì, liquoriale, certo. perché non c'era altro modo per averci. Ora, Non c'era altro modo per avere. Adesso prendi, ti riscarichi ora. con qualsiasi lettore, senza fare nomi, ma tutti quanti, che hanno anche un bellissimo traduttore automatico e che ti danno anche, ti caricano anche se vuoi la voce di Wikipedia. È fantastico, è fantastico. E c'è qualcuno che dice che 20-25 anni fa si stava molto peggio di oggi, ma non è vero assolutamente. Ora sembra banale, no? Però, Sì. cioè, ora noi andiamo su Amazon e prendiamo un libro in lingua swahili e ci arriva sotto casa volendo. Certo. Cioè, ok? Ma allora io per andare a vedere le cose in inglese, che erano quelle lì, cioè, poi lo dico a te che sei insomma di Roma e quindi un po' le cose magari le puoi. Ricordo che si faceva questo per avere libri in lingua straniera. Assolutamente sì, adesso sì, vabbè, adesso si trovano anche nelle librerie qui a Roma, soprattutto. Meno centrali e meno specializzati come quella che hai citato te, e poi vabbè, ce n'è un'altra che sta vicino Piazza della Repubblica. Ma sicuramente il fatto di poter scaricare un libro elettronico in tempo reale, in qualsiasi lingua, ed avere un traduttore automatico delle parole che non si conoscono, all'interno dello stesso lettore è qualcosa di fantastico, qualcosa di fantastico. Bene, io direi di chiudere così questo nostro incontro. E, grazie Angelo, un saluto a tutte e a tutti i nostri spettatori. E ci risentiamo, rivediamo alla prossima occasione. Buona serata. Ciao!